Meglio 100 più 3 o 103? Sembra un tranello, ma non lo è. Facciamo un passo indietro. La maggior parte dei titoli obbligazionari paga degli interessi periodici, le cosiddette cedole, parola che è un retaggio storico di un periodo in cui effettivamente dai titoli, che erano cartacei come delle banconote, i portatori, altro termine superato dalla tecnologia, staccavano delle strisce, le cedole appunto, per incassare il relativo valore. La maggior parte delle obbligazioni, dicevamo, paga le cedole e una buona parte delle azioni paga i dividendi, che hanno natura differente ma sono, dal punto di vista dell'investitore, un po' la stessa cosa, cioè un incasso periodico. Tornando alla domanda iniziale, diversi studi dimostrano che gli investitori preferiscono, a parità di rendimento totale, i titoli con cedole o dividendi a quelli senza, cioè 100 più 3 rispetto a 103. La ragione, di origine psicologica, è l'editing edonistico. Il nostro cervello a volte compie un processo di editing, cioè si sistema le cose in modo edonistico, ossia per stare meglio. Quando un guadagno incerto come quello finanziario può essere scomposto in una parte certa e un'altra incerta, aumenta la tolleranza al rischio degli investitori. La parte certa è rappresentata dalle cedole delle obbligazioni, dai dividendi delle azioni e dalle cosiddette cedole nei fondi a cedola, cioè a ripartizione dei proventi. Immaginate di possedere due fondi comuni di investimento con caratteristiche simili, uno normale e l'altro a ripartizione dei proventi, cioè che paga la cosiddetta cedola. C'è incertezza e volatilità, il che vi fa venire un po' di ansia. Il mercato ha una flessione e i prezzi di entrambi i fondi iniziano a scendere. Passa qualche mese e l'andamento continua a essere negativo, ma ora qualcosa è cambiato. Avete bisogno di liquidità perché dovete comprare l'auto nuova. A parità di aspettative su quello che potrà accadere in futuro, quale dei due fondi vendete? Molti investitori preferiscono mantenere in portafoglio quello con la cedola e vendere l'altro. Nel primo caso, anche se il prezzo del fondo scende, la cedola viene comunque accreditata in conto, attenuando almeno in parte la sensazione negativa legata alla perdita. Nel secondo caso, invece, non c'è niente che controbilanci tale sensazione, da cui il cervello vuole allontanarsi, portandoci a vendere il fondo. Razionalmente quello che importa è il rendimento complessivo del fondo, occorre quindi considerare sia la cedola sia il guadagno o la perdita in conto capitale. A livello psicologico le cose funzionano diversamente, anche per via della contabilità mentale, l'evidenza per la quale il denaro viene allocato in partizioni mentali distinte anche a seconda della sua forma. A volte le persone si autoimpongono delle regole per sopperire a problemi di autocontrollo. Una tipica regola è non intaccare il capitale per fronteggiare spese correnti. C'è anche chi, pur avendo capacità reddituali e patrimoniali, in caso di perdite preferisce ridurre i consumi piuttosto che vendere i propri investimenti. I dividendi e le cedole sopperiscono in parte a questa versione psicologica, fornendo reddito che è percepito dal nostro cervello come spendibile. Un fondo a cedola è come un albero da frutto, venderlo sarebbe come abbattere l'albero che ci permette di coglierne i frutti tutti gli anni. I due studiosi che per primi hanno spiegato questa preferenza irrazionale per i dividendi sono Hirsch Scheffrin e Meir Stedman e possono essere considerati i due pionieri che hanno applicato l'approccio comportamentale in ambito finanziario. Scheffrin definisce psychologically smart companies le società che sono psicologicamente intelligenti, cioè comprendono la psicologia sottostante le decisioni aziendali. Queste aziende conoscono l'effetto cedola che fa preferire ad alcuni investitori i titoli che pagano un alto tasso di dividendo e li accontentano anticipando la reazione positiva creata dall'effetto domanda. Tale effetto si aggiunge al messaggio positivo che un'azienda manda al mercato quando paga dividendi elevati, segnalando che sarà in grado di mantenerli anche in futuro. I manager aziendali sanno infatti che invierebbero un segnale molto negativo se dovessero successivamente tagliare il dividendo. Negli ultimi tempi ci sono diverse aziende che stanno aumentando i dividendi, soddisfacendo il bisogno di reddito espresso da molti investitori. È certamente un segnale positivo e incoraggiante, ma facciamo attenzione alla sostanza degli strumenti su cui decidiamo di investire e non solo alla forma con cui distribuiscono i loro proventi, altrimenti potremo cadere nella trappola dell'effetto cedola.